Diventa tragico il bilancio dell'incidente stradale accaduto stamattina sulla 131 DCN al chilometro 55 in direzione Siniscola, nei pressi di Marreri e del bivio per Orune. Uno dei tre feriti, Elisa Usai, 51 anni di Nuoro, maestra elementare, è deceduta nel pomeriggio a causa delle complicazioni causate dai gravi traumi riportati nell'incidente. La donna era stata ricoverata in codice rosso nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Vani i tentativi messi in atto dal personale medico del nosocomio nuorese di salvare la vita. L'incidente, che ha coinvolto tre auto, è avvenuto attorno alle 10.30. Le cause della carambola che ha determinato il ferimento di due uomini, due giovani di Nuoro di 28 e 20 anni, e la morte della donna sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Nuoro, che hanno effettuato i rilievi. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i cui sanitari, vista la gravità delle ferite riportate alle persone coinvolte, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso giunto da Olbia. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente. Saranno le indagini della Polstrada a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità. La 131 è stata chiusa per due ore al fine di consentire il soccorso ai feriti e lo sgombero delle carcasse delle auto. Gli operatori dell'ANAS hanno provveduto a ripulire la carreggiata e consentire il transito in sicurezza dei veicoli.